Allora, dottoressa Capelli, l'autista, alcuni voi mi hanno chiesto di parlare con le cose più chiede, nel senso che voleva parlare direttamente con lei. Chi è stato? Che tu ci sei riuscita? Dottoressa Capelli, quella signora laggiù dopo che lei. Mi ricordo anche di questi europeo in luglio del 2014, adesso qui, l'anno prossimo no, adesso cerchiamo, vediamo, io cerco di non ripetermi e pensando ai bambini che io seguo da circa 15 anni, con un cromosoma 18, avrei avuto tante cose da dire. Poi ho chiesto anche parere ai genitori e ho optato per comunicazione e linguaggio, una proposta riabilitativa. Un'esperienza di 15 anni con diversi bambini 18, molto diversi, come ha detto la dottoressa Pilotta, e focalizzerò l'attenzione sul crederci davvero nel linguaggio verbale. Questo è un po' il messaggio. Sara, scusi, come devo fare per avanzare? La possiamo lanciare? Partito schermo. Grazie. Qui avanza così, perfetto. Allora, velocissimamente, disturbi del linguaggio verbale, la letteratura riporta 100% dei casi, con una grande variabilità. A me piace pensare, dopo 15 anni, che la diagnosi di 100% di disturbo, vuol dire che tutti i bambini 18 hanno un disturbo del linguaggio verbale, mi piace pensarla come un'ipotesi di lavoro e non come uno status quo. Quindi è per me una diagnosi di un processo patologico che va visto, abbiamo visto, sono molto diversi, vi assicuro, anche cognitivamente e linguisticamente sono estremamente diversi. E quindi per me è una diagnosi di un processo in divenire. Non possiamo, la dottoressa diceva, non possiamo davvero entrare molto nello specifico della genetica e quindi entrare molto nello specifico del